No, di nuovo in partenza per Ginevra, sì, sto ritornando perché insomma c'è bisogno di una squadra un po' più sostanziosa che due o tre persone per i giorni finali che portano poi all'Election Day, sperando che il candidato venga eletto. È la prima volta che volo con una compagnia cosiddetta low cost, no, forse la seconda, la prima è stata Ryanair, ma tanti tanti anni fa, agli inizi, quando funzionava abbastanza bene. Oggi è il giorno di EasyJet, vedremo come andrà. Due paroline sulla Svizzera. È una nazione ricca, è vero, però non è più, la puntualità svizzera non è più così una leggenda come lo è stato fino ad ora. Hanno dei ritardi, soprattutto negli aeroporti. All'andata aspettare il bagaglio più di 30 minuti, il volo di ritorno è stato con un'ora di ritardo, soprattutto non tanto da Ginevra a Monaco, che ha avuto un quarto d'ora di ritardo, guardo da Monaco a Fiumicino con tre quarti d'ora di ritardo. E sembra di essere ritornati ai tempi dell'Alitalia e Fiumicino di tanti tanti anni fa, quando avere un bagaglio entro 20 minuti era un sogno e i voli dell'Alitalia erano costantemente in ritardo. Devo dire invece che adesso la puntualità di Fiumicino, l'aeroporto di Fiumicino è eccezionale, sono molto puntuali, tempi brevi di attesa per i bagagli, i voli. Meteo e traffico permettendo, sono abbastanza puntuali, quindi sembra che il mondo si sia rivoltato con la puntualità in Italia e qualche ritardo in Svizzera. Altre due paroline sulla Svizzera. È una nazione ricca, Zurigo forse è la città più ricca, essendo piena di banche, sono stato sempre per lavoro qualche anno fa. Ginevra invece è quella delle istituzioni internazionali, c'è cioè il WMO, l'ONU, l'OMS e via dicendo. Quindi un'altra concertazione di macchine targate corpo diplomatico. E loro si professano green, ma tanto green non mi sembra che lo siano, hanno tanti soldi e possono fare tante cose. Consumano ettolitri e ettolitri d'acqua per pulire strade e marciapiedi, mi sembra ogni giorno. E puliscono e disinfettano le cartelline delle fermate degli autobus, delle mettitrici dei biglietti, come anche i cassonetti dei rifiuti che sono interrati dentro il marciapiede, li disinfettano, c'è cioè un omino che li disinfetta, li puliscono con l'acqua a alta pressione, quindi consumo d'acqua elevatissimo, come anche si stanno concludendo i lavori per la posa delle tubazioni che preleveranno l'acqua dal lago a una certa profondità e la metteranno nel circuito di riscaldamento delle varie case. Adesso gli effetti a medio e lungo termine non lo so, anche che quest'acqua poi ritornerà nel lago un po' modificata, soprattutto con dei residui oleosi e un po' inquinata. Adesso vediamo, loro hanno detto che hanno fatto gli studi, ma si sa, una cosa sono le cose teoriche, una cosa poi vedremo le cose pratiche, ma questo sarà tra qualche anno. E altra cosa, loro hanno una marea di, ci sono un semaforo ogni 100-150 metri e dura da 10-15 secondi, qualcuno qualche secondo in più, ma ciò implica che le macchine stanno spesso ferme ai semafori e quindi con un'emissione di particolato notevole, più che se stessero in movimento, quindi inquinano di più l'aria della città, anche se c'è un grosso utilizzo di elettrico, ma l'elettricità da dove viene? E questo è un altro argomento del cui dovremmo discutere. Comunque vi terrò aggiornati su quello che accadrà in questa settimana, molto importante, e speriamo in un successo. A dopo.